una magica atmosfera ottocentesca per il tuo sogno più bello. Tenuta Montenari. Oggi Salento da Mare ci porta a Carpignano, anzi nel feudo di Carpignano. Carpignano Salentino è un antico paese del nostro Salento. Figuratevi che le origini sono sicuramente messapiche. Il nome deriva da Carpo, che vuol dire roccia, ed è proprio un paese sull'altura, anche se la leggenda narra di un legionario romano, Carpinius, che aveva fondato questo feudo. Visiteremo una casina di campagna, una casina che pare sia stato il dono di nozze per la figlia di una nobile famiglia e che mantiene tutto il fascino di una volta. Ci troviamo nella tenuta Montenari. Il nome deriva proprio dal nome di questo feudo, che era uno dei più vasti del nostro Salento. Qui c'era una agricoltura molto florida e qui vivevano, in questa casina che oggi vedremo, i signori del feudo. Ecco, ritornare in questa casa vuol dire fare veramente un passo nel passato, perché gli attuali proprietari di Tenuta Montenari hanno voluto riportare all'antico splendore questa magnifica villa. Un grande colonnato di pietra leccese ci accoglie ed ecco la casa così ottocentesca, così come l'avremmo vista un tempo, con la stanza centrale, le quattro camere che si affacciano sulla camera centrale. Dicevo, uno sfavillio di argenti, arredi antichi ed importanti, proprio perché tutto ci deve riportare alla sfarzosità del passato. Un bellissimo giardino con due fontane, statue di pietra che sono antiche oppure fatte da poco, però con una tecnica antica, tutto avvolto in una magica atmosfera. Sono insieme al proprietario Marco Mascello, che ha voluto intraprendere un'attività di ristorazione, di accoglienza in questo bellissimo posto. Innanzitutto benvenuta. Noi qui proponiamo un ricevimento un pochettino più dinamico, ovviamente. Cerchiamo di sfruttare tutta quanta la tenuta, attrezzando ogni spazio in maniera diversa per un momento diverso del matrimonio. Mettiamo a disposizione la nostra professionalità per mantenere, come diceva la signora, questa atmosfera ottocentesca che lo rende unico il ricevimento in sé. A parte l'esperienza, proponiamo anche la nostra presenza come qualità di titolari durante il ricevimento, affinché tutto vada nei minimi dettagli, dalle tovaglie ai fiori. Cerchiamo di coordinare l'evento per intero, questo per prestare la massima cura. Certo, ma ecco, da un punto di vista proprio architettonico, io volevo farvi vedere questi bellissimi gazebi, che poi, ecco, anche il nome gazebo magari si usa molto di più adesso, prima erano le nostre verande. Sono delle verande dove si possono accogliere anche 400 invitati seduti, verande fatte in ghisa, alla maniera del passato, con un grande fascino. Io devo dire che veramente sono rimasta stupita dalla bravura degli artigiani che hanno costruito queste bellissime verande. È vero, questo connubio poi abbiamo cercato di mantenerlo, il fatto di questa atmosfera ottocentesca, ma anche dei comfort che poi un ricevimento deve avere. Quindi queste strutture sono molto ampie, molto luminose, non intaccano assolutamente il paesaggio, anzi lo fanno ammirare per bene. All'interno di questa tenuta una chiesetta che non possiamo vedere oggi perché è murata, però credo che si potrà poi usufruire della chiesetta, settecentesca, ma sicuramente ristrutturata nel Settecento, perché è molto più antica, perché questo era il punto d'incontro non solo degli agricoltori che vivevano nella zona e che quindi venivano a sentire le funzioni religiose in questa chiesetta, ma anche di tutti coloro che vivevano qui, i signori, i proprietari, che durante la vendemmia si trasferivano con servitù e con tutti gli agi che potevano offrirsi, e quindi c'era anche una vita di società
Entrare in questa tenuta è come ricordare un po' come si viveva un tempo, quando da noi la villeggiatura si faceva soprattutto in campagna. Era difficile avere delle case sul mare, perché il mare era pericoloso, la campagna era la vita, era l'accoglienza ed era la produttività. E una caratteristica molto importante sono anche questi viali con queste grosse statue, queste colonne in pietra leccese, che poi portano a dei solarium molto caratteristici, in quanto loro, la leggenda ovviamente narra, noi ne prendiamo atto, che la nobiltà usava questi solarium come momento di relax, per cui si può salire in cima dove magari leggere un buon libro e ammirare tutto il paesaggio. Intanto nei terreni gli agricoltori davano vita al raccolto, insomma, quello che poi serviva per mantenere tutta la contrada. Infatti il feudo è grandissimo, Montenari, per cui poi prende il nome la villa tenuta Montenari. Bevendo un buon caffè, ancora più buono, visto la meraviglia di queste tazze, noi vi salutiamo e io vi aspetto la prossima settimana.